Ciao a tutti amici dall'animo e dal pollice verde, vi do il ben trovato qui sul canale di Verdi e Contenti e oggi sono a una mostra di fiori, esattamente siamo a Lucca. Qui con me c'è Mario Mariani, che ormai avrete conosciuto e avrete imparato a conoscere, che ci parlerà della sua installazione che ha realizzato per qui per Lucca. Mario. Certo. Il tema di quest'anno della mostra di Lucca sono le sotterranee, tutto quello che c'è sottoterra, l'underground. E quindi abbiamo pensato di utilizzare i tronchi e le radici di alberi, un valido riferimento a quello che appunto c'è sottoterra, perché le radici comunque danno un segnale di com'è il terreno, cioè se è un terreno sassoso saranno più contorte, se è un terreno sabbioso saranno più lunghe e lisce. E quindi insomma questa era la base per creare questa cosa. Le radici di per sé hanno, nella mia testa, immediatamente penso alla giungla, alle stampari nordamericane, a queste cose, quindi felci, tronchi, muschi, eccetera. Però abbiamo voluto dare un risvolto un po' più tropicale, quindi con tutte le cicadacee, per esempio, tipo le macrozamie, l'epidozamia, alcune cicas circinnali, sesiamensis, dion spinolosum, insomma tutte queste piante molto primitive anche dall'aspetto, perché comunque ricordano molto le felci, anche se comunque sono piante, sono gimnosperme, quindi insomma più simili alle conifere se si vuole. Tra l'altro con le conifere abbiamo fatto anche una citazione all'orto botanico di Lucca, gli Agathis robusta, che c'è una pianta all'orto botanico molto grande. Conifere molto strane, molto primitive, come alcuni Podocarpus, altri Shadowpitis, sempre appunto... Un piccolo biosistema. Sì, se si vuole un po' Queensland e un po' Brasile, che quella se vuoi è la parte australiana. Okay. Invece per la parte brasiliana della foresta tropicale abbiamo scelto le bromeliacee, che sono invece state... offerte, tra virgolette, in collaborazione con Vivaio Lemuse. Perfetto, esperto in piante tropicali. Esatto. Ecco qua. Come si chiama l'installazione? Seguendo le radici. Seguendo le radici, ecco qua. Sì, seguire le radici. Proseguiamo a vedere questa installazione con un altro degli ideatori di questa bellissima installazione green, che è Matteo. Dici Matteo, in merito a questa installazione, ha detto Mario che siete partiti dalle radici, giusto? Mm-hmm. Poi che altro ci vuoi raccontare di questa installazione? Beh, abbiamo cercato di richiamare l'attenzione su quello che è anche il ruolo un po' ecologico, no? del sottosuolo. Si cerca sempre di più, hanno istituito anche la giornata del suolo, esatto. Di attirare l'attenzione sull'importanza di avere dei suoli sani e vivi, quindi su quanto siano importanti per fare proprio da stoccaggio del carbonio, okay. Quindi bioenergia carbonica, la parte della biodiversità del terreno. Insomma. Perfetto, diciamo che poi tutto parte dalle radici sempre, no? Quindi insomma... Il punto di arrivo e di ripartenza. Esatto, esatto. Complimenti, installazione bellissima, la vedete anche alle nostre spalle, gran lavoro, ricordatevi sempre che per fare una cosa... Già quante ore avete lavorato per questa installazione? Beh, due giorni effettivi di allestimento, ma poi dopo... Più tutta c'è la progettazione, il trovare le piante, c'è ricerca, insomma... Una cosa del genere non è che nasce così dall'oggi al domani, c'è studio e ricerca. Io vi saluto anche Matteo e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!